Le presunzioni sono, diciamo, un istituto molto utilizzato sia dal legislatore che dalla giurisprudenza e hanno la funzione di desumere l'esistenza di un fatto ignoto dall'esistenza di un fatto noto. E questa è la definizione che dà il 2727, che letteralmente cita: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato, cioè a un fatto ignoto. In effetti non sempre è possibile riuscire a dimostrare l'esistenza di un fatto ignoto attraverso le prove dirette, costituente, precostituito, costituente, come i documenti, come l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata, diciamo così, o anche attraverso la testimonianza. A volte è necessario utilizzare, o anche attraverso una confessione, una consulenza, come mezzi di prova, a volte è necessario purtroppo ricorrere a delle prove indirette, ovvero a delle situazioni in cui, attraverso, diciamo così, un fatto noto, io arrivo all'esistenza di un fatto ignoto. Questo può essere fatto sia dal legislatore che dal giudice. Infatti abbiamo le cosiddette presunzioni legali, che sono le presunzioni già fatte dal legislatore, e le cosiddette invece presunzioni semplici, che sono quelle elaborate dalla giurisprudenza. Naturalmente vedremo le presunzioni semplici hanno un vincolo. Non posso, devono innanzitutto corrispondere, e vedremo non è propriamente così, ad indizi gravi, precisi e concordanti. Dunque ci deve essere una stretta conseguenzialità tra questo fatto noto e ignoto, una stretta relazione. E sostanzialmente non possono essere utilizzate quando è necessario, questo veramente appunto è molto importante, quando la legge esclude la prova per testimone, così come afferma il 2729. Dunque hanno dei limiti più o meno, diciamo così, rispettati. Per quanto riguarda, diciamo, le prove legali, poi esse possono essere assolute oppure cosiddette relative. Assolute sono quelle cosiddette iuris et de iure, cioè che non ammettono prova contraria. Quelle relative invece sono prove, sono presunzioni che ammettono una prova contraria. Esempi di presunzioni assolute previste dal legislatore sono, ad esempio, il 599 del Codice Civile. Il 599 del Codice Civile afferma, relativamente alle persone interposte, sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente all'incapace. In pratica, qui il legislatore dà proprio una presunzione assoluta, diciamo così, di interposizione della definizione di persona interposta. Un altro esempio è dato dall'articolo 238 del codice, sostanzialmente, articolo 238, no, è articolo 232, presunzione di concepimento durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dall'annullamento a cessazione degli effetti del matrimonio. Anche questa è una presunzione assoluta. Non è possibile dimostrare attraverso prova contraria una diversa, diciamo così, un diverso presunzione, una diversa presunzione, un diverso momento del concepimento. Anche in materia, in altri settori dell'ordinamento, come nel diritto tributario, sono previste delle presunzioni assolute. Noi sappiamo, facendo una breve parentesi, che il diritto tributario ha delle peculiarità rispetto agli altri ordinamenti, sia da un punto di vista penale, perché sappiamo che il diritto tributario, vista la sua sufficienza, la sua autonomia, non intende punire, ad esempio, le condotte prodromiche al reato. Sappiamo in materia di, diciamo così, di frode fiscale, chi utilizza una falsa fattura sicuramente si giova di qualcuno che l'ha emessa. Ebbene, il legislatore non vuole che colui che lo utilizzi concorra nel reato di falsificazione, non vuole che la falsifichi concorra nel reato sostanzialmente di utilizzo, di questa fattura falsa. Questo per un'esigenza di non voler punire le condotte prodromiche. Sono tutte peculiarità del sistema tributario, ma ce l'ha anche a livello civilistico, perché in teoria è chiaramente un regno in cui vi sono delle presunzioni assolute e dunque che non ammettono prova contraria, come per esempio quello dato dall'articolo 2 del testo unico sostanzialmente in materia di imposte sui redditi, che presume ai fini dell'imposta sui redditi, diciamo così, la residenza ai fini dell'imposta sui redditi è presunta nel periodo chiaramente d'imposta, in quella sostanzialmente che il soggetto ha in quel periodo, alla residenza, al domicilio che il soggetto ha nel periodo d'imposta, ai fini proprio dell'imposta sul reddito. Anche questa è una presunzione assoluta, non superabile. Ma anche un'altra deroga, o alcune ipotesi in materia di testo unico sulle imposte sui redditi e dunque in materia di ordinamento tributario, prevedono anche
delle presunzioni che non si basano su indizi gravi, precisi e concordanti, come in realtà dovrebbe essere, proprio per una questione di peculiarità e di autosufficienza delle leggi e delle norme in materia di diritto tributario. Detto questo, sostanzialmente sulle presunzioni legali, che poi ce ne stanno anche, diciamo, molte altre, che in fin dei conti non sono proprio presunzioni in senso tecnico, o meno non c'è questo passaggio del dedurre in maniera proprio diretta il fatto ignoto da quello noto, a volte sembra quasi che sia, diciamo, stimolata questa scelta legislativa delle presunzioni, di ricorrere alla presunzione, dalla necessità di invertire l'onere probatorio. Comunque sempre di presunzioni si tratta, che a ben ragionare però il ragionamento è lo stesso. Si pensa alla presunzione di buona fede ai sensi del 1153. Colui che ha un titolo astrattamente idoneo e ha il possesso sostanzialmente del bene, si presume che questo possesso sia in buona fede, cioè bisognerà dimostrare la malafede come fatto impeditivo. Effettivamente, se ci si ragiona, anche qui il ragionamento è lo stesso, il fatto ignoto è la buona fede, però se un soggetto ha un titolo astrattamente idoneo e anche il possesso di un bene, è difficile presumere che sia in malafede. Magari è molto più facile desumere la buona fede, semmai bisognerà dimostrare la malafede del soggetto. Un altro esempio in materia di caso fortuito. Abbiamo visto dell'obbligo, ad esempio, di custodia del bene ai sensi del 2051. E lì probabilmente il legislatore dice, presumendo appunto la colpa e dovendosi liberare il soggetto dimostrando il caso fortuito, ma se tu hai un obbligo di custodia di un bene, significa che quel bene lo puoi controllare, significa che ci stanno danni, io presumo, come fatto ignoto, diciamo così, l'esistenza del danno, sei tu che dovrai dimostrarmi il caso fortuito. E questa è un'altra forma, diciamo, di presunzione, diciamo così, legislativa. Un altro esempio è dato dalla causa, no? O meglio, dalla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito. Anche lì si presume l'esistenza del rapporto, intendersi come presunzione causale, presunzione dell'esistenza della causa, presunzione chiaramente di natura processuale, ovvero che si presume fino a prova contraria, dunque un'astrazione processuale come onere probatorio. Si inverte l'onere probatorio, ma anche qui, se vediamo, è adeguata alla realtà, ci sta. Perché se un soggetto dice, sostanzialmente si assume, fa un pagamento o fa una ricognizione di debito, lo fa volontariamente, a questo punto si presume che effettivamente il rapporto alla base c'è. Dunque è vero che queste sono ipotesi di presunzioni non proprio in senso tecnico, cioè quasi sembra che qui il legislatore voglia invertire l'onere probatorio, però se guardiamo e analizziamo bene, effettivamente qui io vado a desumere un fatto ignoto e da un fatto noto, è coerente, è razionale e dunque più o meno si applica il concetto stesso di presunzione. Le presunzioni però, come detto, possono essere fatte anche dalla giurisprudenza, sono le cosiddette presunzioni semplici, al libero apprezzamento, diciamo, all'apprezzamento della giurisprudenza. E le presunzioni semplici, come detto, hanno un primo limite, quello che non si possono ammettere, non si possono effettuare dove c'è un limite alla prova testimoniale e soprattutto devono basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti. Questo è sempre vero, è ancora attuale, beh, c'è qualcuno che lo critica, perché questa regola della presunzione semplice che si deve basare su indizi gravi, precisi e concordanti, poteva avere un senso quando, se la responsabilità, possiamo dire, civile, doveva essere accertata con una certezza, con un rigore simile a quella penale. Ma siccome sappiamo che per accertare la responsabilità civile basta il più probabile che non, il 50% più 1, e dunque, diciamo così, un grado di probabilità assai inferiore rispetto a quello penale, non serve poi più di tanto che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, ma più che altro che siano adeguati alla normalità, quello fuori da ogni dubbio, proprio coerentemente con la nuova visione e il minor rigore che serve per accertare la responsabilità. Se la responsabilità si accerta con minor rigore rispetto a quella penale, perché servono indizi gravi, precisi e concordanti come in quella penale? Servirà un qualcosa meno, anche per poter presumere qualcosa. E infatti, se vediamo la maggior parte delle presunzioni elaborate dalla giurisprudenza, delle presunzioni semplici, ci accorgiamo che molte sono semplicemente adeguate alla realtà, corrispondono a un criterio di normalità in base all'iquunque acit, ma non proprio sempre agganciate a indizi gravi, precisi e concordanti. Andando appunto a elaborarle, la prima che ci viene in mente, per esempio, è quella in materia sanitaria, dove si affermava che per gli interventi di routine si presumeva la colpa del medico, proprio perché è normale, se l'intervento è di routine io presumo la colpa, anche se poi ormai sappiamo che di fatto la colpa è presunta, o meglio, spetta al medico liberarsi per tutti gli inadempimenti del medico stesso, qualora chiaramente rimaniamo nella responsabilità contrattuale del medico, messa recentemente in dubbio la legge Gelli. Oppure si pensi al danno da nascita indesiderata. Si affermava che qualora la madre fosse stata a conoscenza della malformazione, sicuramente aveva abortito, attraverso appunto una presunzione semplice.
adeguata alla realtà significa è normale che se una madre, una gestante conosce lo stato di malformazione del feto, essa va a abortire. Poi si capirà che in realtà non è adeguata alla realtà per niente, perché non sta scritto da nessuna parte che una madre necessariamente una volta a conoscenza della malformazione avrebbe abortito. Primo perché l'aborto ha dei limiti, quello fuori da ogni dubbio, e delle previsioni ben precise, non è totalmente libero. Secondo, bisogna vedere nel caso concreto, sarà la madre semmai a dimostrare, guarda che io avrei abortito ove tu mi avessi messo a conoscenza della malformazione del feto. E un'altra presunzione adeguata alla realtà, coerente con l'id quo pelunque acit, quelle in materia di obbligazioni pecuniarie, del danno da svalutazione, o meglio, sia quelle riguardanti le classi creditorie ed economicamente tipiche e socialmente tipiche, l'imprenditore, il consumatore, in base a ogni categoria si presumeva un danno, in base proprio a una presunzione semplice, si riteneva normale che l'imprenditore subisse quel danno, che il consumatore subisse quel danno, che il risparmiatore abituale subisse quel danno, e ora si ritiene normale che un soggetto che non vede rispettato il pagamento in tempo di un'obbligazione pecuniaria subisca un danno da mancato investimento in titoli di Stato. Anche questa è una presunzione semplice in base a un criterio di normalità più che indizi gravi, precisi e concordanti, di adeguamento sociale, di adeguamento alla realtà. Un altro esempio è dato dalle società di capitali. Qualora la società di capitale abbia due soci, ma uno abbia una partecipazione, per esempio irrisoria, la giurisprudenza presume che non sia una partecipazione reale, ma sia fittizia, e dunque presume che siamo davanti a una società con un unico socio. Anche questa è una presunzione semplice adottata dalla giurisprudenza. La presunzione di responsabilità del produttore in seguito di danni prodotti dalle cose. E questa è un'altra forma di presunzione semplice. Possiamo dire la presunzione di responsabilità del banchiere a seguito di pagamento di un assegno falsificato, anche questa è una presunzione semplice, e dunque molti altri esempi, anche in materia sostanzialmente extracontrattuale. Abbiamo visto che pur in materia di responsabilità degli insegnanti per i danni cagionati dall'alunno capace, lì il legislatore forse faceva una presunzione di colpa, ma noi possiamo considerare una presunzione giurisprudenziale, perché la giurisprudenza è totalmente cambiata, e dunque di fatto adesso è una presunzione di responsabilità oggettiva, però elaborata di fatto dalla giurisprudenza, dunque cambiata rispetto a quella originariamente intesa probabilmente dal legislatore, almeno da un punto di vista letterale. E queste sono le presunzioni semplici fatte dalla giurisprudenza, dunque presunzioni che più che cercare di invertire l'ordine probatorio, alla fine si arriva a quello, però adeguano l'ordine probatorio di fatto alla realtà, abbiamo visto, alla normalità, a ciò che è normale in base di qualunque agite. Un'altra che può venire in gioco, ad esempio, di presunzione semplice, quando vi è un incidente stradale. Si pensa a un incidente stradale dove non si hanno testimoni, dove non si hanno dei rilievi attraverso telecamere, diciamo, installate in strada, eccetera, e bisogna per forza ricorrere al mezzo di prova della presunzione attraverso, per esempio, l'analisi, dunque la prova indiretta dell'alta velocità. Io vedo una frenata, diciamo così, molto elevata, da lì presumo l'alta velocità e dunque eventualmente la colpa. Anche quella è una presunzione attraverso una prova indiretta, perché ricordiamo, presunzione è un mezzo di prova a tutti gli effetti. Infatti, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione, quando si disse ma tu non puoi presumere la colpa della PA se ricorri al 2043 per configurare la responsabilità dell'amministrazione, perché il 2043 richiede la prova della colpa. Si disse, ma no, perché la stessa presunzione di colpa è un mezzo di prova, perché la presunzione è un mezzo di prova, dunque formalmente colui che beneficia della presunzione la sta allegando, è lui che sta dimostrando il fatto, allegando però una presunzione, e spetterà all'altra parte dimostrare il contrario, ma è un mezzo di prova che comunque viene fornito. Questo è molto grande, seppure attraverso quello poi si desuma appunto l'esistenza di un fatto ignoto, ma formalmente è un mezzo di prova, dunque è un qualcosa che colui che ne beneficia sta portando in giudizio. E questo è un po' il sistema così delle presunzioni, che come detto, quando sono iuris et de iure, quelle legali, non è ammessa prova contraria, quando sono appunto iuris tantum, ovvero presunzioni semplici, è ammessa la prova contraria. Un esempio all'altro è dato dalla responsabilità contrattuale, non è propriamente esatto, però possiamo definirla, diciamo così, una presunzione di colpa, anche se non è, vedremo, non è propriamente così. Anche quella è una scelta legislativa di ricorrere all'istituto della presunzione, e quando il soggetto allega l'inadempimento sta effettivamente attuando il suo onere probatorio attraverso la presunzione. Io allego l'inadempimento e da quello si presume sostanzialmente che il debitore sostanzialmente sia in colpa, e spetterà a lui dimostrarsi fornendo la prova contraria.